secondo appuntamento con Buvish TV, il contenitore informativo del progetto Buvish che vi racconterà chi siamo, cosa facciamo e dove stiamo andando. Lunedì 8 ottobre alle ore 17 presso il Palazzo Galeota è partita la stagione invernale con la rassegna dei ruggenti coordinata dall'associazione Serraglio e curata da Daniele Cigliola. Questa prima serata per il Cineforum Buvish sede invernale è partita per me benissimo, la platea è piena, la saletta è piccola però è uno spazio comunque accogliente, carino, tipico da Cineforum, abbiamo comunque 50 persone presenti più o meno, sono naturalmente tutti ragazzini, per lo più i ragazzi dell'Arciragazzi, della ludoteca comunale, che seguono sempre più appassionati, più curiosi e contenti. Questa sera c'è un film di animazione che si chiama L'Illusionista. Un film d'animazione del 2010 basato su una sceneggiatura inedita scritta nel 1956 dal mimo regista e attore Jacques Tati. La storia illustra la dura carriera artistica di un anziano illusionista francese che non riesce mai a raggiungere il successo. I suoi spettacoli non sono in grado di meravigliare il pubblico delle grandi metropoli, sempre più esigente. L'unico vero riconoscimento gli viene da un pubblico di sempliciotti di uno sperduto paese delle Highlands francesi, ove i numeri di magia dell'uomo catturano l'animo di una ragazza che, credendolo un vero mago, decide di seguirlo fino a Edimburgo. Qui l'uomo cercherà in tutti i modi di continuare a farla credere nella sua magia, trovandosi però davanti a situazioni imbarazzanti e a grossi sacrifici. Ma il film è piaciuto veramente a tutti? Ragazzi, secondo me comunque raccontare qualche impressione sul film che avete visto? Mi avete cominciato a dire che la serata si è arricchita ulteriormente con un laboratorio di fumetto tenuto da Gianmarco De Francisco, responsabile della prima scuola di fumetto a Taranto. Ma sentiamo cosa ne pensa il diretto interessato. Graffite è molto contenta di essere qui con parte del suo staff all'evento di Buvish, il film, la proiezione L'Illusionista, anche perché essendo un video di animazione con la presentazione poi di una scuola di fumetto tutto si ricollega. Siamo stati invitati e di questo ringraziamo appunto l'associazione per fare poi un laboratorio subito dopo la proiezione, un laboratorio di fumetto per spiegare un po' le basi. In fondo non si sa mai bene esattamente che cos'è il linguaggio del fumetto, allora ci piace dare qualche piccola nozioncina per poter comprendere meglio e magari far appassionare a questa arte. Il laboratorio si è svolto con una dimostrazione pratica attraverso la creazione del protagonista del film appena visto. Ma voi l'ombelico dove sta? L'ombelico del mondo? Sta qui, dove sta? Facciamo un giro sugli appuntamenti della prossima settimana. Il 18 ottobre alle ore 21 presso la sala al piano terra del Palazzo Galeota per la rassegna Buena Vision Albania vi aspetta il film Animals di Goran Paskialevich. Il film è stato gentilmente concesso dalla QSHF, l'archivio di stato dei film albanesi di Tirana. La QSHF è un'istituzione che ha lo scopo di custodire e pubblicizzare la produzione cinematografica albanese. Si tratta di film in bianco e nero, in pellicola 35 mm, ma anche film più recenti di nuova produzione. Ringraziamo pubblicamente la direzione della QSHF e in particolar modo Eriona Visca, con la quale abbiamo avuto i contatti diretti. Ma torniamo al film, che sarà proiettato in lingua originale con sottotitoli. Prima del 18 ottobre il film è stato presentato solo al Festival di Venezia nel 2009, poi sempre nello stesso anno al Toronto Film Festival. E dopo qualche altro festival, qualche altro anno, Animus è approdato finalmente a Taranto. Non siamo ad un festival del cinema, ma è pur sempre una prima nazionale per gli utenti del progetto Buvish. Yeah! Ambientato nell'Albania e nella Serbia contemporanea, il film segue le avventure di due giovani coppie che decidono di lasciare i loro rispettivi paesi in cerca di una vita migliore nell'Europa occidentale. Il film sarà presentato da Gianluca Nitti, curatore della rassegna, e al termine della proiezione ci sarà il commento con la mediatrice interculturale Gange Doci dell'associazione Amit Simbiosi Moderne. Come ormai è consuetudine, al termine di ogni micro rassegna in lingua c'è l'assaggio di un piatto tipico del paese di origine, in questo caso l'Albania. Siete curiosi di sapere se Gange preparerà un primo, un secondo o un dolce? Lo scoprirete solo venendo il 18 ottobre alle ore 21 a Palazzo Galeota.
E siamo arrivati alla fine di quest'altra puntata. Per commentare, avere informazioni o solamente per prenderci a male parole, potete scriverci su info@bubish.it oppure contattarci su Facebook. Oppure potete venire a trovarci allo Studio 2 delle Arti di Taranto in via Maturi 19. Ciao a tutti e alla prossima!